per me è una così un'ulteriore conquista fatta dai cittadini, in particolar modo tramite l'Associazione Genitori Attivi, è diciamo la riapertura di uno spazio che era abbandonato, non per colpa dell'amministrazione locale, però comunque era uno spazio abbandonato, e siamo riusciti insieme all'assessore Vassal, insieme al sindaco, a averne di nuovo l'utilizzo, a metterlo a posto, e sono state fatte diverse migliorie fondamentali per poter riutilizzare questo campetto, e oggi si è firmato un secondo patto di collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'associazione genitori attivi, proprio per la gestione di questo spazio pubblico di cui i ragazzi possono usufruire. Siamo molto contenti. Diciamo che la nostra spinta principale era quella di ridare un campetto alla popolazione del quartiere. Abbiamo diversi soci che abitano qua in zona, e poi abbiamo sostenitori che ci daranno una mano. Il tutto è partito da quando Alberto Poggi ci aveva segnalato questa problematica, poi siamo andati avanti, ci ha aiutato Maurizio Sappiolo, diverse persone oggi ho conosciuto un'altra persona che ci aiuterà, Gianni Callari, tutte persone del quartiere che hanno a cuore il campetto e che ci aiuteranno nella gestione. Assolutamente, noi non possiamo fisicamente gestire tutte queste zone, quindi abbiamo bisogno della popolazione. Una bella sinergia, un secondo tassello importante dopo la bella esperienza con l'Associazione dei Genitori Attivi, che ringrazio tutti a partire dalla presidentessa Federica Novelli. Anche oggi si è firmato un patto di collaborazione dove credo che il volontariato sia fondamentale per ripartire da quel discorso che avevamo fatto in campagna elettorale, che è un discorso di comunità. Bisogna partire dalle zone che sono state un po' dimenticate. Questo è stato un esempio, l'abbiamo condiviso questo percorso, l'abbiamo messo insomma ad hoc oggi, quindi riqualificato dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista della gestione. Quindi abbiamo fatto un accordo che sarà concretizzato, è un appoggio importante che l'amministrazione vuole dare ai cittadini di Imperia, dove l'Associazione dei Genitori Attivi insieme anche alle associazioni sportive si occuperà anche di farlo vivere, quindi dal punto di vista delle manifestazioni e dal punto di vista delle attività sportive, anche per quello che verrà svolto all'interno di questo campetto. Quando c'è l'unione fra il cittadino e l'amministrazione, credo che le cose vadano sempre a buon fine. Vuole essere un altro punto importante per questa città e per questa amministrazione. Sono anni che aspettiamo il campetto, e penso che con questa inaugurazione riusciremo a fare di nuovo la famosa Pasqua per i bambini del quartiere. Quindi io ero un promotore di quei tempi, non ho più fatto molto, però sono contento di questa inaugurazione. Vediamo il proseguo.